Incidente questa mattina a Ponte Nuovo, lungo l'ormai triste rettilineo di Via Romea, dove due auto si sono scontrate all'incrocio fra Via Romea e Via Comacchio, all'altezza del supermercato e del tabaccaio. Fortunatamente tutti gli occupanti delle vetture non hanno riportato lesioni gravi dopo l'incidente, che ha riguardato una Volkswagen Passat e una BMW. La Passat stava procedendo lungo Via Romea in direzione della Basilica di Santa Polinare in classe, quando davanti a sé si è ritrovata la BMW a sbarrargli la strada. L'automobilista a bordo della Passat ha così strazzato verso destra per evitare lo scontro violento con l'altra vettura. L'urto è avvenuto comunque, ma sono state soprattutto le due fiancate laterali delle auto a scontrarsi l'una contro l'altra, riducendo notevolmente le conseguenze dell'incidente. La Passat ha poi terminato la propria corsa arrestandosi prima di andare ad urtare il portico del negozio di sali e tabacchi. Gli occupanti della Passat sono quelli ad aver riportato le conseguenze peggiori dell'incidente e sono stati trasportati all'ospedale di Ravenna, ma con un codice di media gravità. In via Romea sono quindi intervenuti gli uomini dell'infortunistica stradale della Polizia Municipale, che hanno chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente per poter ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.